Quante attese inutili, quanti momenti sprecati. La mia fiducia buttata al vento. Ma io pensavo di essere più furba delle altre, sì, per me sarà diverso, pensavo. E invece. Invece ci sono cascata come una povera scema. Ero un'illusa, un'illusa. Ma come ho fatto? Come ho fatto a credere che la crema per piedi e gambe all'alio e all'alga potesse veramente rassodare la mia epidermide? Come mi sono potuta fidare dell'azione body soft ad intensa azione trattante per pelli squamose e secche capace di migliorarle? Come ho fatto? Ma io ho creduto all'alga rossa dell'Oceano Pacifico, poi ho creduto nell'estratto glicolico di quercia marina, io ho creduto nell'emulsione di banche di ippocastano. Io ho sbagliato, sbagliato. Ma voi potete capirmi. Sì, perché io ora soffro. Soffro perché un amore può deluderti, ma un contorno occhi può fare molto più male, sì. Una smagliatura nell'interno coscia è peggio di mille atti. Ma io ho ceduto come tutte le donne all'abbraccio del solito participio ingannatore. Ecco, idratante, rassodante, emolliente, oh, ma basta, basta! È ora di alzare la testa, a costo di far vedere il doppio mento. Sì, sì, io voglio lasciare che il tempo fluisca, sì, voglio abbandonare le mie tette alla forza di gravità, sì, trascinale verso l'ombelico, è la natura che lo vuole, sì, io voglio essere crivellata di cellulite come Al Pacino nella scena finale di Scarface, sì, io voglio che le mie chiappe marciscano come due albicocche alla fine dell'estate, io voglio macerare come la melanzana nell'aceto. Io voglio esalare miasmi ed effluvi che significano una sola meravigliosa cosa. Vecchiaia. Sì, perché io voglio essere vecchia. Sì, ma una di quelle vecchie che però sembrano vecchie. Perché sono vecchie, perché... No, ma io ora mi sento molto meglio. Mi sento più libera. Perché voglio morire tra 100 anni, ma non voglio che la morte mi trovi fica.